Ciao a tutti, oggi altro video per la Prochina e precisamente vediamo il GLS Pro, che è questa. Io ho la numero 20 ed è una gomma siliconica liquida al platino. Questa vulcanizza a freddo tramite una reazione di poliaddissione ed è colata. A me piace molto perché stampa anche i più piccoli particolari ed è priva di componenti pericolosi ed è di facile utilizzo. Esistono anche altre versioni, cioè c'è la 10, la 30, la 50, la 70 e la 90. Questa però ha un'altra caratteristica, che è una gomma che può essere usata anche a pennellate o a spatola, ma per fare questo serve un agente tixotropizzante che lo fa diventare come un gel, appunto per essere pennellato o spatolato. È una gomma siliconica che va usato uno a uno, cioè dobbiamo pesare una parte di A e una parte di B uguali. Bene, detto questo, vediamo come usarla. Io premetto, non sono per gli stampi copiati, diciamo stampati delle copie, ma sono per farmi l'oggetto che devo fare il calco, farlo proprio a mano. In questo caso però mi serve questi meccanismi perché poi a giorni mi dovrebbe arrivare il metal liquid, che poi vi farò il video anche di quello, e poi, visto che avrò un po' di posto, mi farò anche questo gattino. Più avanti vi farò anche un video di come farmi diciamo, il prototipo da solo per poi fare lo stampo. Bene, oggi facciamo questo. Quindi ci serve ovviamente la gomma siliconica. Poi io ho due ciotole usa e getta, un bastoncino, una bilancia. Io poi uso, mi sono fatta questa base in cui metterò poi la gomma siliconica e userò del pongo, non so come dire. Poi vi faccio vedere come lo uso. Mi sono fatta una base rettangolare, vedete, con dell'acetato. E ho fatto un rettangolo in modo che poi quando vado a colare mi viene rettangolo. Poi ci serve anche un rotolo di adesivo e io mi sono tagliata un pezzettino di gomma crepla, lo stesso rettangolo che va qui, in modo da posizionare questi oggetti sopra per farli stare più aderenti e a pari, perché se lo metto qui sopra, vedete? Bene, ora che abbiamo fissato tutti i nostri oggetti alla base con il biadesivo, vedete, così sono ben saldi, dobbiamo fissarlo alla nostra base qui ed ecco che prendo la plastilina. Faccio dei rotoli così e lo metto attorno al mio rettangolo che mi sono fatta. Mi prendo il mio rettangolo che mi sono costruita e lo inserisco così. Così, in questo modo, poi mi porto su un po' di plastilina e
in modo da fissare che quando faccio la colatura non mi esca fuori. Ed ecco perché io faccio uso della plastilina. Faccio vedere, vedete? E così è fissata tutto. Ok, ora andiamo a fare la nostra colatura. Prima di tutto ci mettiamo i guanti. La nostra bilancia e ci pesiamo 50 di prodotto A e 50 di prodotto B. Vi ho detto che questo va uno a uno il rapporto, quindi è molto semplice invece di fare delle misurazioni e quant'altro. Ok. Ora facciamo la tara e 50 di questo. Forse basta anche 40. Sì, facciamo 40. Ok, puliamo bene il barattolo perché lo dobbiamo richiudere, quindi puliamo, richiudo. Mi raccomando, non dovete sporcare il bianco con l'azzurro e viceversa. Ora prendiamo quest'altro, facciamo la tara e facciamo 40 anche di questo. Ora versiamo tutto il contenuto insieme sia l'A che B per mescolare. Fino a che vediamo che si è amalgamato tutti e due i prodotti uniformemente, cioè deve diventare azzurrino e non deve vedere, non deve esserci più del bianco. Quindi mescoliamo bene. Cerchiamo di togliere tutte le bolle. Io sbatto un po' per far venire su tutte le bolle. Non dovrebbero fare nulla, però non si sa mai. Io cerco sempre di renderla proprio tutta liscia liscia. Ora ci prendiamo il nostro i nostri oggetti e ci colliamo la resina. Allora io la colo pian piano da un lato in modo che si riempie tutto da solo, vedete? L'importante è che gli oggetti devono venire tutti coperti. Io ne ho presa 40-40 che fa 80 di grammi, perché poi questi sono oggetti sottili. Logicamente se fossero stati più grossi avrei dovuto fare più gomma siliconica. Ok,
E questo è venuto coperto. Ora batto per far sì che tutte le parti vengano immerse, le bolle le tolgo. Ora lasciamo indurire per 3 o 4 ore e si può togliere, si può togliere i nostri oggetti, mentre per usarlo definitivamente bisogna aspettare 15 ore, che è il ciclo completo per un'asciugatura. Quindi ci vediamo tra un po' quando tolgo gli oggetti e vediamo come è venuto lo stampo. Bene, sono passate circa 3 ore e questo è già solido. Ora lo apriamo, però prima di usarlo comunque dobbiamo aspettare 15 ore perché altrimenti rischiamo di rovinare il nostro stampo. Tolgo. Lo stampo, togliamo ora, togliamo anche il nastro che avevamo messo per fissare. Allora, questo, vedete, il gatto è passato un po' sotto, ma dopo lo rifiliamo e viene perfetto. Bisogna tagliare con le forbici e anche questo meccanismo qui. Evidentemente non ho pigiato bene in modo da non andare sotto la gomma siliconica. Comunque, vedete, già questi due sono perfetti. Adesso pian piano toglierò anche questo e poi dopo nei prossimi giorni vi farò vedere come usare il metal fluid, che è quello che a me interessa maggiormente perché devo fare della bigiotteria. E farò anche due o tre di questi meccanismi proprio per la bigiotteria. Vedete, piano piano andiamo a togliere con le forbici, tagliamo, vedete, poi andremo a rifilare il contorno. Vedete, piano piano. Quello che è in eccesso si toglie. Questo andiamo a togliere. Ed ecco qua che ho tolto anche questo componente qua, il nostro stampo. Poi vi farò vedere come vengono riempiti. Magari ci sarà qualche cosa da togliere ancora, ma piano piano, vedete, si pulisce tutto e vedrete come verranno perfetti poi i nostri oggetti. Bene, io spero di essere stata abbastanza chiara con questo video e ciao al prossimo video, Prochima. Ciao!